Agrigento, nella frazione di San Michele, il circolo Rabat, le riserve naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muxaro, insieme all'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Domenico Fontana, in occasione della storica campagna Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, giunta alla sua 25esima edizione, ha raccolto l'appello da parte di un'azienda di volere, insieme ai cittadini residenti, restituire decoro e dignità alla frazione di San Michele, che giornalmente è deturpata e mortificata da comportamenti irresponsabili ed incivili. Piccoli e grandi amministratori e cittadini si sono armati di guanti, sacchi, zappe e rastrelli per contrastare il malcostume di disperdere i rifiuti ovunque, non riflettendo sulle deleterie conseguenze ambientali che ciò provoca. Puliamo il Mondo giunge alla 25esima edizione e raccoglie l'appello e la richiesta da parte di aziende del territorio agrigentino nel volere restituire la dignità a una parte di territorio che sembra essere dimenticato. Ma soprattutto l'iniziativa vuole mirare a un contagio, a un coinvolgimento di tutta la cittadinanza per poter rendere i nostri ambienti, i nostri luoghi decorosi e soprattutto accoglienti, cercando di rompere quelle brutte abitudini che ci portano a non considerare il bene comune come un bene di tutti. Domenica scorsa si è svolto l'evento che avevo preannunciato qualche tempo fa, insieme a Lega Ambiente Puliamo il Mondo. Puliamo perché dobbiamo essere noi i primi partecipi e i primi attori per far sì che il nostro territorio riacquisisca quella bellezza che ha già in natura. È riuscito, ho avuto tante persone, tanti ragazzi, i miei collaboratori in buona parte sono venuti tutti, ma non con uno slancio e un entusiasmo che mi fa solo un piacere immenso e mi rende orgogliosa dei miei ragazzi. Abbiamo pulito un pezzo di strada, certo non abbiamo potuto fare tutto, abbiamo fatto la differenziata, abbiamo raccolto circa 35-37 sacchi di spazzatura di rifiuti. È un evento che secondo me andrebbe riproposto con una maggiore pubblicità, coinvolgendo ancora di più le scuole, perché reputo la scuola fondamentale in un processo di crescita e di miglioramento del territorio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Di domenica scorsa noi collaboratori della Meridiano, ma soprattutto cittadini di Agrigento, ci siamo riuniti per la giornata di Puliamo il Mondo. Ci siamo mobilitati per pulire il territorio in cui lavoriamo. È stata una mattinata dedicata all'ecologia, dove noi ragazzi ci siamo ritrovati tutti e abbiamo pulito la strada che costeggia la nostra concessionaria. È stato un momento non solo di dovere cittadino, ma soprattutto anche un momento gioioso e scherzoso da condividere con i nostri amici, con i nostri colleghi. È stato un modo per sensibilizzare sia la cittadinanza che noi collaboratori o altri commercianti della zona a passare una domenica diversa dalle altre.